Trasformazione tra parole e musica. Benvenuti a Trasformazione tra parole e musica. Io sono Rosanna Carabellese, Head of People, Organization and Culture del gruppo Augusta Razio. Con me c'è Luca Carnicelli, Cultural Project Manager del gruppo. Buongiorno a tutti. In questo podcast vogliamo offrirvi un percorso formativo che si avvale di brani musicali classici suonati al pianoforte e della lettura di alcuni testi classici. In questo primo podcast del ciclo Trasformazioni tra parole e musica, presentiamo, mediante una poesia e un brano al pianoforte, un esempio di pillola formativa per accompagnare alla nascita un piccolo gruppo in ambito lavorativo, verso l'integrazione relazionale e performativa. Utilizziamo come metafora del punto zero il silenzio, per introdurre la tappa di nascita del gruppo. Leggerò una poesia di Attilio Bertolucci, Gli imbianchini sono pittori, ed eseguirò al pianoforte un brano di Erik Satie, Nyossien numero 5. Gli imbianchini sono pittori. A Roberto Longhi. Arrivò prima il figlio, in quell'ora lucente, dopo il pasto, il sole e il vino, eppure silenziosa, tanto che si sentiva il pennello sul muro distendere il celeste. Non guardava fuori, la sua giovinezza e salute gli bastava, attento alla precisione dei bordi turchini, entro cui asciugando già l'azzurro scoloriva come era giusto. Allora venne il padre che recava uno stampo, il verde, il rosso e il rosa, e la stanchezza degli anni e il pallore. Doveva su quel cielo preparato con cura far fiorire le rose, ma il verde stemperato per le foglie non gli andava. Non era un verde quale ai suoi occhi deboli brillava all'esterno con disperata intensità appressandosi la sera che si porta via i colori. Le corolle vermiglie ombrate in rosa fiorirono più tardi la stanza, una qua, una là, accordate alle ultime dell'orto. E il buio, fuori e dentro, compì un giorno non inutile che lascia a chi verrà e dormirà e si sveglierà tra questi muri, la gioia delle rose e del cielo. Thank you.
brano che abbiamo appena ascoltato è La Gnossienne numero 5 del compositore francese Erik Satie, un brano che riesce adeguato ad accompagnare la metafora del silenzio, in quanto evoca sin dall'inizio il silenzio, con una struttura tematica indefinita, dai contorni sfocati, poco chiara. Così come poco definito e sognante risulta essere l'accompagnamento, che potremmo definire fermo, statico, perfettamente cadenzato. Suggerisce quasi l'idea di un immobilismo perenne, un silenzio appunto prolungato nel tempo e che non ha fine. Difatti il brano finisce con un punto di domanda, una sospensione dallo spazio e dal tempo, ad evocare il silenzio nella relazione di un piccolo gruppo allo stato iniziale. Grazie per averci ascoltato, ci rivediamo al prossimo podcast.